Questo è l'augurio che io faccio a tutte le donne, ma lo faccio proprio a tutte le persone che sono in difficoltà, perché nessuno merita, nessuno mai merita che gli si porga l'altra guancia quando si è in un momento di bisogno, in un momento di difficoltà. Tamburo Rosso è diventato un disco che io vi invito poi a comprare, visto che parte del ricavato andrà in beneficenza e comunque esclusivamente ad opere, insomma, dedite a servizi sociali e per tutte le situazioni in cui c'è un bisogno, c'è una richiesta di aiuto. Noi vogliamo esserci. Io vorrei essere una goccia in mezzo a questo mare, ma una goccia buona, una goccia positiva. Questo mare che oggi ci porta tanta, tanta sofferenza. E invito su questo palco una professionista, colei che mi ha dato una mano e ha dato un senso nuovo a un brano che probabilmente quasi tutti qua dentro, anzi qua fuori, conoscerete, che negli anni 70 è stato un brano che è diventato un po' un'icona della libertà delle donne e di quella riappropriazione e quella consapevolezza nuova del proprio essere. Sto parlando di La Bambola, un brano che conoscete, e Loretta Cavaricci sul disco gli ha dato un significato nuovo. Grazie mille. Un applauso perché ha messo a servizio di Tamburo Rosso non solo la sua voce e la sua amicizia, ma la sua grande professionalità. E quindi con questo brano io, insomma, vi introduco nel mondo di Tamburo Rosso e spero su queste note così famose, così ben riuscite, possa arrivare il nostro messaggio, che qui, stasera, qui, sempre, nella nostra vita non c'è posto per la violenza. Non ci fermeremo finché non saremo libere dalla violenza di genere in tutte le sue forme. Lo dicono in migliaia le donne che manifestano in piazza e nelle strade del mondo e l'inonderemo di nuovo le nostre città per cantare con un'unica voce. No, io non sono una bambola. Servono più centri antiviolenza e case rifugio per mettere in salvo le donne abusate e i loro bambini. Denunciare è necessario, ma non basta. Occorre accoglienza e una nuova cultura per tutti. Gli esperti concordano che si cominci dalle scuole, che si coinvolgano anche gli uomini, perché sono gli uomini i primi a dover difendere i diritti e la vita delle donne. Ancora un caso di femminicidio, il compagno confessa e aggiunge: lei voleva lasciarmi, ma io non sono una bambola e mai lo sarò, aveva detto la donna più volte. La vittima lascia due figli piccoli e un grande peso sulla coscienza di amici, famiglia, colleghi e della società tutta. Tu mi fai girare. Come fossi una bambola, poi mi butti giù, come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te? No, ragazzo, no, tu non mi metterai tra le 10 bambole che non ti piacciono più. No, ragazzo,
ragazzo no, del mio amore non ridere. Non ci gioco più quando giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, e no, non la metterò più. No, ragazzo, no, non mi metterai tra le 10 bambole che non ti piacciono più. Molestata per anni, poi ho parlato e sono arrivata in tempo. Salvarsi è possibile, bisogna intervenire subito, non subire maltrattamenti, ripetono tutte le campagne, gli slogan. Chiama le forze dell'ordine e i numeri dei centri specializzati e chiedi aiuto ai primissimi segni di aggressività subita immediatamente. E ricorda, anche la violenza psicologica è violenza che lascia ustioni invisibili e sono ferite che rimangono per sempre. No, ragazzo, non sono una bambola, sono una donna. Ho un corpo e un'anima. No, ragazzo, no, ragazzo, no, del mio amore non ridere. Non ci gioco più quando giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, e no, non la metterò più. Loretta Cavaricci, Valentina Ferraioli.